Alcune considerazioni sulla quarta equazione di Maxwell che possono essere utili per gli esercizi. Quando si ha un condensatore piano, in fase di carica o di scarica, la corrente di spostamento tra le armature è sempre uguale alla corrente che scorre nei fili metallici, e questo lo sappiamo. Per esempio, se in questo momento scorrono 3 A di corrente, in questi fili anche i 3 A di corrente di spostamento scorrono tra le armature del condensatore. Quindi c'è una continuità della corrente. La corrente non si interrompe mai, cambia soltanto la forma che assume, passando dalla forma tradizionale alla forma di corrente di spostamento. Qui è riportata la dimostrazione che la corrente di spostamento e la corrente tradizionale nel filo sono uguali. Si parte dalla definizione della corrente di spostamento, dove ho aggiunto εr nel caso in cui tra le armature del condensatore ci fosse un isolante, cioè un dielettrico di costante dielettrica relativa εr. Poi qui ho calcolato a parte il flusso del campo elettrico attraverso una superficie SL di contorno L che inizialmente ho preso più larga delle armature del condensatore, ma poi successivamente ho preso una superficie più stretta delle armature del condensatore. Questo flusso elettrico vale il campo elettrico per l'area, però attenzione che non devo prendere tutta l'area S, perché il campo elettrico attraversa soltanto l'area A, dove A è l'area delle lastre del condensatore. Infatti il campo elettrico non esce fuori di questo cilindro qua. Quindi attenzione a distinguere l'area A dall'area S nel momento in cui andiamo a calcolare il flusso elettrico. Facciamo quindi la derivata perché poi dovremo sostituirla qua. Quest'area rimane costante, quindi deriviamo soltanto il campo elettrico. Quindi sostituiamo il punto A dentro la formula della corrente di spostamento. Ora, per fare la derivata del campo elettrico, ricordiamo che il campo elettrico è dato dalla differenza di potenziale tra le armature diviso D. In particolare è il potenziale dell'armatura positiva, quindi VA, meno quello dell'armatura negativa, VB. D è la distanza fra le armature. Ma ricordiamo anche che la formula della capacità elettrica di un condensatore è Q su delta V, quindi al posto di delta V ricaviamo delta V come Q su C. Andiamo a sostituire qua Q su C. Ora facciamo la derivata, dobbiamo derivare questa quantità. L'unica cosa che cambia in questo esempio è solo il campo elettrico, cioè è solo la carica sulle armature, quindi è solo Q, quindi la derivata del campo elettrico è Q punto diviso CD. Ricordiamo però anche che la derivata della carica accumulata sul condensatore, in particolare sull'armatura positiva, la sua derivata è la corrente elettrica. Infatti la corrente elettrica ha la doppia interpretazione, sia di carica, quanta carica attraversa al secondo una sezione qualunque del filo, ma anche, quanti nanocoulomb, quanti coulomb al secondo si depositano e si vanno ad accumulare su questa piastra del condensatore. Facciamo un esempio concreto, immaginiamo che in questo momento la corrente elettrica sia 3 A, come abbiamo detto prima, allora vuol dire che 3 coulomb di carica passano ogni secondo. Ma siccome abbiamo detto anche che questa corrente non è costante nel tempo, infatti il condensatore è in fase di carica, allora è più corretto dire Ecco, più corretto prendere un intervallo di tempo praticamente infinitesimo, tipo non un secondo ma un nanosecondo. Quindi è meglio dire che 3 nanocoulomb attraversano una sezione qualunque del filo in un nanosecondo. E questo nanocoulomb va a finire sulla lastra positiva del condensatore. Quindi la carica del condensatore aumenta di 3 nanocoulomb ogni nanosecondo. Dunque ripeto, 3 nanocoulomb ogni nanosecondo attraversano una sezione qualunque del filo. Questi 3 nanocoulomb ogni nanosecondo vanno ad accumularsi su questa piastra. Quindi questa Q punto è la rapidità con cui aumenta la carica elettrica su questa piastra. Sono appunto 3 nanocoulomb ogni nanosecondo. Quindi abbiamo sostituito Q punto con la corrente elettrica e adesso ricordiamo che la capacità elettrica di un condensatore piano si calcola con questa formula. Infatti la capacità elettrica di un condensatore piano noi la possiamo aumentare mettendo tra le lastre un isolante di possibilmente grande costante dielettrica relativa, la possiamo aumentare anche aumentando l'area delle lastre.
e avvicinando le lastre a una piccola distanza d. In questo esempio, l'area delle lastre e la distanza tra loro non è modificabile, non è modificabile neanche il materiale che si trova o non si trova all'interno del condensatore, quindi la capacità elettrica è una costante. Comunque andiamo a sostituire questa espressione al posto di C e troviamo C per D uguale ε0 εRA, C per D. Dunque, questa è la derivata del campo elettrico. L'abbiamo calcolata perché dobbiamo andarla a sostituire qua, anzi la sostituiamo direttamente qui, perché il nostro obiettivo era calcolare la corrente di spostamento e far vedere che è uguale alla corrente I nei fili. Quindi εr, ε0, εr, al posto della derivata del campo elettrico mettiamo questa espressione, infatti eccola qui, I su Cd, questa espressione eccola qua, ma εr, εr per A su D è la capacità elettrica del condensatore, εr, εr A su D, εr, εr A su D. Quindi questa capacità elettrica si semplifica con la capacità elettrica al denominatore e rimane I. Quindi abbiamo dimostrato che la corrente di spostamento è uguale alla corrente che scorre nei fili. Questo quando noi prendiamo una linea che racchiude un'area maggiore di quella delle lastre. Se noi invece prendiamo una linea più stretta, allora la corrente di spostamento che attraversa questa superficie S si capisce che è minore della corrente che scorre nei fili. Infatti la corrente che scorre nei fili abbiamo appena dimostrato poco fa che è uguale a tutta la corrente di spostamento che attraversa un'area pari a quella delle lastre, quindi un'area A. Qui l'area è più stretta e quindi lì ci passerà meno corrente rispetto all'intera corrente di spostamento. E possiamo anche immaginare, in modo intuitivo, che la frazione di corrente di spostamento che attraversa questa superficie sia pari al rapporto delle aree, cioè S diviso A. Per esempio, se questa superficie fosse un quinto dell'area delle lastre, mi aspetto che attraverso questa superficie passi un quinto di tutta la corrente elettrica, cioè un quinto di tutta la corrente di spostamento. Qui c'è la dimostrazione. Si procede in modo simile a prima, si calcola il flusso del campo elettrico attraverso questa superficie e per S, attenzione a non sbagliare a metterci E per A, perché la superficie non è A, la superficie attraversata dal campo elettrico qui è solo S, E per S. Si deriva questo flusso del campo elettrico, quindi E punto per S. Al posto della derivata del campo elettrico mettiamo la formula che abbiamo dimostrato prima. L'andiamo a sostituire qua per S. Il motivo per cui abbiamo calcolato il flusso del campo elettrico e l'abbiamo derivato è perché ci serve per calcolare la corrente di spostamento attraverso quest'area ridotta. La corrente di spostamento ha questa formula, lo sappiamo, ε0, εr per la derivata del flusso elettrico attraverso l'area scelta. Quindi ci serviva la derivata del flusso elettrico. Al posto della derivata del flusso elettrico mettiamo questa espressione che abbiamo appena calcolato, quindi εr, εr per questa espressione qua. Vediamo che alla fine rimane una frazione di tutta la corrente che scorre nel filo, la frazione S su A. Facciamo quindi un esempio, lo stesso di prima: se nel filo scorrono in quel momento 3 A e 3 A, tutta la corrente di spostamento qua dentro è di 3 A anche lei. Però quando diciamo tutta la corrente di spostamento vogliamo dire che abbiamo scelto un'area che è almeno grande quanto A, cioè quanto l'area delle lastre. Ma siccome noi abbiamo scelto una superficie che è per esempio un quinto di A, allora attraverso questa superficie ridotta non passeranno 3 A, cioè tutta la corrente I, ma ne passeranno 3/5 di ampere. Quindi al di là di tutte le dimostrazioni e delle formule che abbiamo scritto, il concetto è molto intuitivo. Se noi prendiamo una superficie che è un quinto della superficie delle lastre, lì ci passerà un quinto della corrente elettrica totale. Siccome la corrente elettrica totale era 3 A, qui ci passeranno 3/5 di ampere. L'ultima osservazione è che si può definire la densità di corrente elettrica di spostamento nello stesso identico modo in cui era stata definita nel caso dei fili per corsia corrente, cioè la densità
della corrente elettrica di spostamento, in questo caso, è semplicemente il rapporto tra la corrente elettrica di spostamento e l'area che attraversa. Quindi, per fare un esempio concreto, immaginiamo che quest'area sia di 10 centimetri quadrati e abbiamo detto poco fa che la corrente di spostamento che ci passa attraverso era 3 quinti di ampere. Allora, 3 quinti di ampere, cioè 0,6 ampere, diviso 10 centimetri quadrati ci dà la densità di corrente di spostamento e sarebbe quanta corrente di spostamento passa per unità di superficie, cioè per centimetro quadrato, per esempio. Nell'esempio scelto, 0,6 ampere diviso 10 centimetri quadrati fa 0,06 ampere per centimetro quadrato. Vuol dire che in ogni centimetro quadrato di superficie, attraverso ogni centimetro quadrato passano 0,06 ampere.